Hello! Siamo pronti a Nintendo Direct? Fatemi aprire il canale Nintendo. Nintendo Italia. No, non ho ancora messo niente, sure, va bene. Siamo pronti al Nintendo Direct? Vediamo com'è, vediamo cosa ci mostrano, vediamo come va. Vedremo se le nostre teorie sono corrette o meno. Vediamo se il video che ho fatto ha senso o no. Vedremo, vedremo tutto. Oggi secondo te non c'è una Silk Song? Senza alcun dubbio. Ma il Nintendo Direct vero è proprio solo Tears of the Kingdom. Solo Tears of the Kingdom. Filippotto, grazie all'abbonamento con Prime per 2 mesi a Prima di Legno. Let's go! Thank you. Quindi c'è un altro video di 40 minuti solo su 10 minuti di gameplay? Beh, considerato che ho fatto un video da 20 minuti su una singola immagine, posso fare di peggio. Per Elden Ring. No, non penso... Non credo di farci un altro video. Adesso vedo, dipende da cosa ci mostrano, però non penso. Non so quanto posso dire più del gioco prima della release. G4S Frenzy, grazie al Prime per 13 mesi. Ho comprato tutti i 34 volumi di Attack on Titan e non me ne pento. Non l'ho mai letto, quindi... Buon per te. Ah, per me è uno dei migliori video comunque. Quello secondo me è venuto bene. Ero molto contento. Ora che ci penso, te quest'anno è il 10° anniversario del tuo canale. Non mi sembra, no? Ho iniziato fine 2014. Quindi dovrebbe essere fine del prossimo anno. O fine 2015, non mi ricordo. Nicolino Pro, grazie al Prime per 3 mesi, è prima di bronzo. Sto giocando a Mario più Rabbit Kingdom Battle. Buon per te. Tra 6 mesi quando finisce ta contata guarda l'anime. Sì, sì, me lo guarderò prima o poi. Facciamo un pronostico se esce Six, mi sembra buona idea. Volo, grazie al Prime 34 mesi. Finalmente, volo 34 mesi. Troppo curioso per Tears of the Kingdom. Allora. È una conferenza di 10 minuti. Adesso, cioè, di gameplay 10 minuti. Non credo che la conferenza duri 10 minuti. Credo durerà 15 minuti. Ci sarà Eiji Onuma che la presenta. Credo che ci mostreranno qualcosa anche di aggiuntivo, oltre a semplicemente il gameplay. Tipo, lui che parlerà un attimo dello sviluppo. Parlerà forse del modello OLED di Nintendo Switch speciale a tema. E roba simile. Non penso proprio qua parlerà neanche notamente di Nintendo Switch 2. Però ci dovrebbero essere 10 minuti veri e propri di nuovo gameplay. Di finalmente del gameplay, perché in realtà fino adesso non abbiamo mai ricevuto. Che è molto molto strano, perché per un titolo del genere non aver visto ancora 30 secondi di gameplay ininterrotto, anche 10 secondi di gameplay ininterrotto, quando il gioco esce tra 6-7 settimane, è molto strano. Hanno fatto un... Sì, gameplay, poi quello che abbiamo visto nei trailer era appunto spezzoni velocissimi. Però questo dovrebbe essere vero proprio gameplay. Oh. Secondo i rumori il Direct doveva essere il 12 aprile ed è molto probabile parli della meccanica con cui puoi modificare il modo di gioco. Boh, vedremo. Perché potrebbe averlo in... Prepuzio, come si dice? L'hanno un po' spinta indietro. Vabbè, adesso, boh, non saprei. Ma guarderai la presentazione ti volti per non avere spoiler. Beh, se sono in live, una presentazione dedicata soltanto a Tears of the Kingdom, credo che di volerla guardare. Vedremo, perché appunto... Potrebbero mostrare di tutto, potrebbero mostrare niente, non si sa mai con loro. Proprio perché hanno mostrato davvero molto poco per adesso e si vede che non vogliono far sapere troppo del gioco. Vogliono lasciare la sorpresa, vogliono tenere delle cose nascoste e tutto. Però qualcosa lo devono dire, per forza. Quindi voglio vedere cosa di cosa ci parlano oggi. Proprio perché non abbiamo idea. Non lo so. Aspettative alte o basse? Non credo di poter avere aspettative né alte né basse. Ci hanno detto cosa ci mostrano, quindi... È quello che ci diranno. Dove si trova il link della stream? Su YouTube non la trovo a fonte originale che streama da nessuna parte. Per adesso non c'è. Non c'è ancora la direct né sul canale. No, sul canale americano c'è? No, non c'è. Non c'è, bisogna aspettare che compaia la direct. Oggi palese annunciano Bloodborne Cat, me lo sento.
Io non saprei, poi, parlando, vabbè, di Tears of the Kingdom, poi di sicuro possiamo parlare in maniera più approfondita, però... Dopo i rumor di Nintendo Switch 2, che sono molto forti e molto probabili e anche sensate a livello di timeline e tutto, sono curioso di sapere quando ci annuncerebbe una console simile. Logicamente, periodo E3, perché non ci sarà l'E3, o c'è... No, quest'anno c'è l'E3, ma nessuno ci va, quindi... Vabbè. Giugno 2023 per avere annuncio di Nintendo Switch 2, ipotizzerei. Di sicuro non oggi, perché ci sono stati dei leak molto forti relativi a una Nintendo Switch OLED speciale per Tears of the Kingdom. Quindi io non credo proprio che ci annunciano una Switch 2 in questa conferenza qua, che non è una Nintendo Direct principale, che andrebbe automaticamente a mettere nell'ombra il modello OLED. Niente del genere, non penso proprio che ci avrebbe una di simile. Penso che sarà tutta dedicata al 100% solo a Tears of the Kingdom e nient'altro. Stasera non live, giusto? Sì, se guardi la schedule, stasera non ci dovesse neanche essere live adesso, però ovviamente cose speciali. È possibile che oggi faccia vedere la cosa di Tears of the Kingdom? Potrebbe esserci, bisogna vedere. È più probabile che uscirà l'anno prossimo, che sennò si conclude un Metroid Prime 4. Sei molto positivo riguardo a Metroid Prime 4, sarcastico. Secondo me siamo ancora distanti. Va col controller. Continua a farmi crashare tutto. E ho provato pure con l'altra porta USB. Non mi ha mai dato problemi, eccetto una singola volta. E mi ha fatto comunque crashare il computer. Quindi non lo so. Non mi chiedetemi. Hai scoperto che ce n'è problema di ieri? Non ho neanche lontanamente idea. L'unica cosa che mi viene logica da pensare di fare. E allora cambialo. Non è quello il problema. Perché lo fa anche con l'altro controller. L'unica cosa logica da fare è reinstallare Windows da zero. Cosa che non posso fare adesso, ci vorrà un po' prima di poterlo fare. Hai sentito il rumore di Switch 2 senza una retrocompatibilità diretta? No. Sono fermo al rumor durante la conferenza di Pokémon. Cambia PC. Beh, l'ho cambiato 3 mesi fa, non vorrei cambiarlo di nuovo. Che problema ti dà? Collego il controller e mi crasha l'intero computer. In un modo strano, non è un vero crash, è una cosa strana, strana, non ne parliamo adesso. Se ci mostrano però appunto adesso del gameplay vero e proprio di Tears of the Kingdom, io mi aspetterei un approfondimento di quello che riguarda i veicoli personalizzabili. Vorrei capire effettivamente come funziona quella roba lì, se sono al 100% personalizzabili, se sono semplicemente delle blueprint che devi seguire e fare... L'edificio, la macchina nel modo specifico che ti dice il gioco, come funzionerà a livello di ottenere materiali per costruirlo, quanto possono essere utilizzati, c'è un limite, non c'è un limite, roba del genere. Quello mi interessa molto e avrebbe senso secondo me mostrarlo. Come avrebbe senso mostrare i tool bus del gioco? In Breath of the Wild avevamo Magnesis, Cryogenesis, come cazzo si chiama, e quella roba lì, Stasis. Questa volta abbiamo il nuovo braccio, vorrei avere degli approfondimenti relativi a come funziona il nuovo potere del nuovo braccio. Tipo quello strano che avevamo visto in un vecchio trailer dove passavamo attraverso un blocco di pietra e Link ci andava oltre. Tipo quello che riavvolge il tempo. Tipo anche semplicemente il normale Magnesis che sembra comunque essere un minimo cambiato. Sono cose idee cosa ci diranno in quella roba lì. Sono cose idee cosa ci diranno relativo al combat, perché immagino che così non dovranno dircelo. Forse non so se... si rivelerà essere corretta la mia teoria che anche le armi saranno personalizzabili come veicoli. Però vorrei sapere comunque se ci sono le armi rompibili come in Breath of the Wild, se hanno cambiato interamente il sistema per fare qualcosa di differente. Vorrei sapere qualcosa di più relativo a il mondo, sia nel overworld, sia nel cielo, sia nel sottosuolo. Un botto di roba. Ma non avevi detto che non guardavi più nulla? Sni, dopo aver fatto un'analisi di 40 minuti, ho detto ormai so abbastanza. Voglio vedere, voglio avere delle risposte. Questa è l'ultima cosa che guardo. Ho trovato la clip del sogno della PS5 postata su Reddit. Ah, nice, thank you. Io sono a Lost Frontier e sono appena caduto al fake Brodenburg che odio perché il vento è lento. È a tema con la live senza dubbio. Yes. Vuoi sapere poco quindi? Beh, in 10 minuti ci possono mostrare molta roba. Nel gameplay showcase di Elden Ring di 15 minuti...
ci avevano mostrato diverse classi, diverse zone del mondo. Si era visto Liurnia, si era visto Sepulchre, si era visto Altus, si era visto la modalità multiplayer, si era visto lo stealth, si era visto come sono distribuiti gli oggetti nell'Overworld. C'era davvero molta, molta, molta roba. Quindi mi aspetterei non così tanto da questo 10 minuti di gameplay, ma qualche risposta vorrei averla almeno, che mi leva dei quesiti, spero. Poi non voglio sapere tutto assolutamente, però vorrei sapere almeno quel minimo. Però erano 15 minuti, sì, vabbè, 5 minuti in più. Appunto, ci sarà qualcosina in meno, ma va bene. Cosa ti aspetteresti da un vero e proprio Dark Souls 4? Che quello sarebbe l'ultimo videogioco fatto da Miyazaki. L'ha detto, non sono io che dico cazzate, l'ha detto. Se farà mai un Dark Souls 4 sarà il suo ultimo videogioco. Quindi spero non lo faccia Dark Souls 4. Secondo te toglieranno le armi distruttibili? Non lo so. Mi piacerebbe di sì, perché un sistema senza armi distruttibili è molto più gratificante per il giocatore per quanto riguarda reward, oggetti che trovi in ambiente e anche combat system, secondo me. Ma bisogna reworkare un sacco di roba per farlo funzionare. Elden Ring ad esempio è un gioco che non ha le armi rompibili e per questo ha centinaia su centinaia di equipaggiamenti che puoi trovare in dungeon, mini dungeon, droppati nemici, roba simile, tutti con grosse differenze comunque. Ma quello richiede un botto di lavoro, un botto di impegno e un sacco di roba. Avevano pure come base giochi precedenti, dove quindi non sono partiti da zero, ma hanno già della roba su cui basarsi. Quindi farlo su Tears of the Kingdom tecnicamente è possibile, ma è tostissimo. Quindi io non me l'aspetto al 100%. Secondo me, appunto, come ho detto nel video, sarà un mix di armi rompibili, comuni, più armi personalizzabili, speciali. Dove forse anche lì puoi fare un'arma che si rompe e poi ti ridà i pezzi che puoi andare a ricombinare insieme in modi diversi. Cioè poi c'è molta roba che comunque puoi fare per modificare l'intero sistema. Però per adesso non sappiamo niente, quindi vedremo, vedremo. Secondo me toglie molto il bello di esplorazione. Eh no, se fai un sistema all'Elden Ring no. In Elden Ring vai comunque nei mini dungeon e roba simile, esplori comunque accampamenti e tutto, proprio perché ognuno di quei luoghi lì ha sempre un reward speciale unico. Ma è tosta da fare, cioè non è una cosetta da poco. L'ha fatto Elden Ring e basta. Non c'è nessun altro videogioco che l'abbia fatto. Quindi non lo so, vorrei vedere. O magari dare la possibilità di ripararle. Secondo me è noioso ripararle, perché poi io preferisco raccoglierla per terra a quel punto. Non ho voglia di tipo andare in un posto specifico, prendere materiali e ripararla. Qualcuno dico, vabbè, prendo quest'altra per terra, la utilizzo. È più veloce e più diretto. Nel mio libro di geografia, nella pagina del Giappone, c'è la sezione tecnologia con anime, tipo Pokémon e tutto, e c'è anche scritto Miyazaki. Miyazaki è anche un direttore di film anime giapponesi molto famoso. Condividono il nome, ma sono due persone diverse. Se veniva menzionato anime e Pokémon, probabilmente veniva menzionato Miyazaki di Studio Ghibli, non From Software. Sì, vincitore del premio Oscar, è molto famoso. A che ora inizia? Dai, tra 11 minuti, alle 16. Io vorrei vedere se Zelda è un personaggio giocabile, ma non credo avrebbe senso mostrarlo. A questo punto qua lo terrei come sorpresa, cioè non lo mostrerei durante una conferenza del genere. Però vorrei avere qualche informazione su come gestiranno, perché vi ho già detto molte volte le mie preoccupazioni relative alle caverne e al sottosuolo di Hyrule. Secondo me è una buona idea ed è una figata, ma è difficile da gestire. Mi fido di loro perché sono comunque ancora adesso secondo me il top per quanto riguarda il mondo dei videogiochi, nel world design, nel level design e tutto. Perché Breath of the Wild ancora adesso è il mio open world preferito, batte comunque Elden Ring. Elden Ring purtroppo c'ha dei problemi che lo limitano. E è un po'... Elden Ring c'ha lo strano problema che è troppo grande e c'ha troppa roba al suo interno. Quando onestamente concentrarlo un pochino e levare qualcosa di superfluo era addirittura meglio. Che è molto strano come problema, è un non problema,
Però un po' l'ho vissuto, quindi succede. A differenza di Breath of the Wild, che per me non ci ho mai avuto nessun problema del genere. Ho avuto altri problemi, però non come organizzato l'open world. Quindi vorrei sapere di più anche relativo a sia il sottosuolo, sia le isole. Cioè c'è molta roba che potrebbero approfondire. C'è davvero tanto di cui parlare, tanto che possono mostrarci, ma non c'è tempo per parlare di tutto. Cioè io vorrei sapere anche se quelli che abbiamo visto con le spirali verdi sono i nuovi sagari del gioco, ma non so se ce lo diranno. Vorrei sapere come funzionerà e se ci sarà tipo una mappa separata per il sottosuolo rispetto a quella dell'Overworld. Se la mappa cambierà anche per le isole, se le isole compariranno piano piano nel gioco, se sono sempre in movimento. Piacerebbe sapere un sacco di roba, però ovviamente non c'è tempo per tutto. E contemporaneamente in realtà non voglio sapere tutta sta roba, perché la voglio scoprire anche in game. Spero che facciano un buon... è difficile, ma spero che bilancino bene tutte le cose per non mostrare né troppo poco, ma neanche troppo. È tosta, ma è quello che spero. Fare un altro video riguardo... non lo so, devo prima vedere la conferenza. Può anche essere che giochi Zelda sottoterra e Link nel cielo, che poi magari si uniscono e poi... scegliere di alternarli sarebbe figo, in my opinion. Io avevo detto che potrebbe anche essere che con Link devi andare sottoterra e salvare Zelda, oppure potrebbe esserci delle sezioni dove devi utilizzare Zelda per uscire da sottosuolo. Non lo so, però... non credo che possano essere completamente separati, perché si vede nell'overworld entrate per andare nel sottosuolo. Sono entrate di caverne, luoghi in cui Link può entrare. Si vede anche Link all'interno delle caverne, quindi non credo ci possa essere uno scollegamento totale tra due personaggi. Quindi vedremo. Ha detto in un tweet che è il giocatore a cambiare il mondo di gioco. Beh, dice tutto e niente come cosa, eh? Non significa niente. Ipotizzo che una cosa del genere potrebbe significare che appunto è il giocatore che fa compare l'isola nel cielo e roba simile, perché sappiamo che cambia l'isola nel cielo. L'abbiamo già visto nei trailer e sono abbastanza sicuro che rimanga così. Dove o se ne aggiungono piano piano nel gioco o appunto si spostano. Secondo me è più probabile che se ne aggiungano piano piano nel gioco. Però vedremo. Secondo me potrebbe riferirsi a quello lì, vedremo. Non è ancora comparso Kani, intendo però la conferenza. Perché? Why? Dov'è? Lui, grazie all'abbonamento di 7 mesi. Tears of the Kingdom, let's go! Salve, grazie, hello. Quanto manca all'inizio? 7 minuti. Forse è una di quelle conferenze che non è veramente streamata, ma... oh, perché non lo so, non avrebbe nessun senso. Su Twitter non diceva che era un video caricato su YouTube? Eh? Non lo so, non me ne ricordo. GGNevFox. Thank you, grazie all'abbonamento per la prima volta, benvenuto. Controllo un attimo. Andiamo anche sul loro Twitter, vediamo che ci dicono. Deve essere un video in una conferenza. Non l'avete letto comunque, perché sul tweet ufficiale c'è scritto... Unisciti a Eiji Aonuma, il producer della serie di Legend of Zelda, alle ore 16 del 28.03 per scoprire circa 10 minuti di gameplay di Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Appuntamento sul nostro canale YouTube. Appuntamento, non dice che è un video. È probabile a questo punto qua, me lo immagino anche io, perché non c'è la direct, non compare, quindi immagino sia quello, però. Il problema però del far comparire un video invece che una live con una premiere addirittura con... tutto quello che carica prima, roba simile, è che molto spesso quando carichi il canale non te lo fa vedere immediatamente il video, devi ricaricare un po' di volte, far casino. È un po' incasinata come cosa, però non dovrebbe essere la fine del mondo. Nicola Super, grazie al proprio 14 mesi. Sono arrivato adesso, quindi forse l'hai già detto, ma cosa sapete di questo direct? 10 minuti di gameplay di Tears of the Kingdom. Le mie aspettative vere e proprie sono quelle. Le mie speranze... la cosa di cui sono più curioso
potessi dire top 3 cose che vorrei vedere in questa Dark, sarebbe il discorso sacrari. Quindi vorrei vedere e sapere come funzionano i nuovi sacrari, quelli con la spirale, che credo sia un sacrario io. Modifica degli veicoli e toolset di Link. Sono le tre cose che mi interessano di più. Il resto mi va bene scoprirlo in game, non è un problema. Quando farò un video di ASMR dove bevi davanti al microfono? L'ho già fatto. Non è proprio di ASMR, ma l'ho già fatto un video. Bevo davanti al microfono e basta. Quanto manca? 4 minuti. 10 minuti di gameplay. No, no, ragazzi, tenete basse aspettative. Saranno chiaramente 9 minuti. Secondo me sarà appunto un video da una direct da 15 minuti con Eiji Numa che ci presenta diverse cose. Ci dirà: eccoti, sì, eccoti gli amiibo, eccoti il modello OLED speciale, eccoti la cacca nei miei pantaloni. E poi ci mostra 10 minuti di gameplay, ci li presenta e ce ne parla. Secondo me sarà quello lì all'incirca. Serial, grazie al Prime per una volta. E Nova Fra, grazie al Prime per 2 mesi a Prima di Legno. Ciao Graver, buon direct. Thank you, grazie mille. Dieci minuti di lui che cerca Korogu. Non so se ci parleranno di se ci sono ancora i Korogu, se vengono sostituiti o meno. Ci sono davvero molti quesiti ancora, perché ci hanno detto davvero niente del gioco. Però credo sia intesa come cosa. Per questo non mi aspetto niente che approfondisca troppo né il cielo né il sottosuolo. Potrebbe starci, però non mi aspetto troppo al riguardo, proprio perché credo sia una cosa che ci vogliono far scoprire. Ha più senso invece parlare di proprio il funzionamento base del gioco, il gameplay più stretto che poi si potrà espandere appunto sottosuolo, cielo e roba simile. Non lo so, vedremo. Mi fa piacere che letteralmente chiunque su Twitch Italia stia per streamare la Direct. Ah, è normale, ovvio. Chi non sta aspettando Tears of the Kingdom? Su via, è normale come cosa. Non mi sorprende per niente a me. Quando starta la Direct? Tra 2 minuti. 3000 Korogu nuove. Io l'ho detto, per me non è un problema averne 3000. Per me possono anche essere 2000 Korogu, non mi cambia niente. È solo se sei un completista che non funziona bene la meccanica dei Korogu, ma per ogni altra persona va benissimo. Anzi, è ottimo, secondo me. Pokétonks non stream, vabbè, sì, Pokétonks non fa mai live relativi alle Direct. Hai trovato tutti i Korogu tu? No. Non sono fatti apposta per essere trovati tutti e non ho nessuna intenzione di trovarli tutti. Secondo me sarà solo un Uma che spiega il gameplay di Zed senza video o immagini. Allora, tu sei Link, inizi il gioco, sei tipo in cielo, sei altissimo, è incredibile, sei proprio oltre il nuvolo addirittura. Sei nudo, non sai come sei finito lì, non sai cosa sta succedendo, hai un bastoncino in mano. Sei libero, devi decidere cosa fare, corri. Corri in giro, incontri dei personaggi, sono un sacco di cose che devi attivare, hai un braccio strano, ti fa ottenere i poteri di questo braccio, dopo che tu ti poteri del braccio, ti butti lì sotto e bam, ti si apre il mondo. Ora che ti si è aperto il mondo, puoi trovare ruote in giro, puoi trovare veicoli in giro, puoi trovare armi in giro, e poi vai con te e fai ciao, 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 e finisci il gioco. Cos'è la Direct? Cos'è entri a Direct? Me l'hai venduto. Sal, grazie per il Prime per 5 mesi. Cosa aspetti dal nuovo Zelda? Quello che ho appena detto. Ok, sono quasi le 16, manca pochissimo. Fatemi la musica. Ci siamo. Super Carlo, grazie per il Prime. Benvenuto. Comunque per tradizione ormai va chiesto anche quando non ha senso. Per te non c'erano Silksong? Sì. Ok, sono le 16. Mettiamo 5 secondi. Ok.
Non c'è ancora sul loro canale. Questo è il problema di caricare un video e non fare una live. Purtroppo. Non è neanche lo compasso neanche su Nintendo America. Io lo vedo. Io no, purtroppo. Purtroppo va così la vita. Se lo vedo sul computer me lo passo tramite Link. Appunto, è prima di caricare la roba in questo modo qui che non compare subito, purtroppo. No, non mi compare ancora neanche sul telefono, addirittura. Non c'è nessuna live, è un pesce d'aprile. Se vuoi te lo mando su Telegram, sì, certo. Di solito ci vuole un po' di tempo prima che compaia a tutti. Perché non ho fatto una premiere però, è stupido. Questa è Nintendo of America però, mi serve quello italiano. Grazie del link, ma mi serve quello italiano. Mi compare Nintendo of America, UK. Nintendo Italia, trovato. Ok, ce l'ho. 13 minuti e 45. Ci siamo. Minasan, konnichiwa. Zelda no Densetsu, series producer no Aonuma desu. Mazu wa minasan ni oshirase ga arimasu. Zelda no Densetsu, Tears of the Kingdom. Ah, another gold! Ok, ha senso. Beh, vicino. Tony, omatase shimashita. Koremade ni, kono game o tanoshimi ni shite kureteiru minasan ni wa, ikusuka no eizo o goran itadaite kimashita. Qualche trailer. Konkai wa, honno sukoshi dewa arimasu ga, jissai ni, watashi ga play shinagara, kono game ga donna game nano ka o minasan ni otodoke shitai to omoimasu. Sore dewa, sassoku, yatte ikimashou. はい、まずはハイラルの大地にやってきました。ゲットプレイ。前作のブレスオブザワイルドと同じように広い大地は健在です。もちろんね、そのままということではなくて、いろんな変化が起きてるんですけれども、今日それについてですね、お話ししてるとちょっと時間がなくなっちゃいますんで、それはまた皆さんの目でお確かめください。そしてね、今作ではこの広大なフィールドがなんと、はい、空の上にまで広がります。ね、あの空の上の方に島が見えてると思うんですけど、これあの空島っていうふうに言われてますけどね。でもね、こんなね高いところにある空島にどうやって行くんだって皆さん気になってると思うんですが、こうやって見てると、お、なんか上から落ちてきましたね。見えますか？あれ一体何でしょうかね。ちょっと向かってみましょう。Utilizza sta il reverse stasis per farlo funzionare. Sacchi, oltre che stiamo noto con Roma, è molto scosto. C'è un segno alta sinistra? Corredesne. Ring una tarassi, ci caro scamas. Futte che sta con noi, Ivani, costrutto. Hai, non lo ti rimasne. これはね、あの物の動きを逆再生できる戻れ子っていう力なんですけれども、okay. 降ってきた岩を逆再生しているので空に登っていけるというわけなんですね。レベルト。ほら、空島見えてきました。はい、パラセールで空島に向かいましょう。Però non arriva fino in cima per forza. OK. 他にもね、空島がいくつか浮いてますね。E quello che mi aspettavo? OK, OK, OK. Mi torna. ということで空島到着です。空島に上がる方法は他にもたくさんあるんですけれども、それは皆さんで探してみてください。Non è l'unico modo. はい、もう少し大きい空島に移動してきました。空島にもですね、地上と同じようにもうちょっと人工物的なものがあったり、まあ、木も生えてたりしてね、ちょっとあの黄色い木で、これはあんまり地上では見なかったりする木ですね。けど、cambia il potere, sono poteri diversi. ちょっと歩いてってみましょう。よっ。はい、あ、枝が落ちてますね。こういうのはね、どんどん取っていきましょう。
Oh mio Dio! Ti ho quinto zunde. Quello che dicevo io, il bastoncino. Avevo ragione. Oh, te sei nuovo. Hai, e questo è il キャラ di Golem. さっき拾った枝でね戦ってみましょう。はい。 Si spaccano comunque le armi, però vabbè, questo era un bastoncino. すかさず取ってまた。はい。取れました。はい、それでは引き続き進んでいってみましょう。Zona in charge Soldier Construct Horn. 少し空島を進んできました。でもね、さすがに枝では戦っていくのは心もとないですよね。しかもすでに枝は壊れかけてます。 では、ここでリングの新しい力2つ目です。この枝とそこの落ちている岩。こうすると、はい。くっつけることができるんです。即席のハンマーができましたね。これがスクラビルドといって、物を生み出すことができるんです。この、オリジナルの武器でまたゴーレムに挑んでみましょう。今度は2体いますね。ノンブラスペタボクシー。あ、お。 お、倒しましたね。はい。攻撃力上がってますね。さっきはね、枝が壊れてしまいましたが、武器の耐久力も増してますね。これを発展させていくと、アイデア次第で実にいろんなことができるんです。例えば、武器同士も組み合わせられるので、この内部にもう一本、はい、モルトプロシェドゥラーレフィーゴ、超遠距離攻撃ができる槍ができました。 Molto figo. Pensavo fosse limitata alla roba dei zona, invece no, è per tutto. はい、遠距離から攻撃ができます。弓矢もですね、持ってる素材をくっつけて飛ばすことができるんです。例えばこの葉っぱとか、これをくっつけて飛ばすこともできますね。こういったですね、氷系の素材、これをね、つけて飛ばすと、はい、遠くの敵も凍ってくれて、はい、非常に便利ですね。 Quindi Compositor sarà il nostro compagno d'avventura per un botto? Sarà con questo che facciamo pure i veicoli? Oh, それが飛んでますね。皆さんも狩りをするとき、矢で狙うのなかなか難しいと感じる方もいるかもしれません。私もね、もう最近もう動体視力が追っつかない。 Cioè la cosa figa è che crafting su momento, tipo? そういう時はですね、これはですね、魔物を倒すと手に入る目玉の素材なんですが、 Quindi non è un potere diverso, è Compositor che fa questo? はい。 Madonna, ogni cosa ha un effetto diverso. Così anche i drop inutili che non si utilizzavano quasi mai si utilizzano. E le frecce normali sono più utilizzabili. Cosa cacchio hai fatto? Kinoko をつけてみました。これね、意味あるのと思われるかもしれませんが。 この木の子、実は煙だけと言いまして、これでですね、敵と戦っていますよ。ダウンエフェクト、このパーリー。はい、盾で防ぐ。はい、煙が出ました。ああ、カリーのまま見や。ミンクを見失っているうちに、え、ファイルコールパーサプライズ。はい、不意打ち。ね、戦いが苦手な人でも、アイデア次第でこんな風に簡単にやっつけられるんですね。前作では強い武器が強い敵をやっつけないと手に入りませんでしたが、 今作では弱い武器でも何かと組み合わせると使い勝手の良い武器に作り変えることができるってことなんですね。さらのコンボスペシャルモード4。こういった作る遊びは他にもありますので、見てみましょうか。はい、空島には川が流れてるところもあるんですね。まあ、向こう岸に渡りたいんですけれども、泳いで渡るにはちょっと川幅が広すぎる。シンボルディバーサスディノーブ。なんでね、船が欲しいところなんですけれども、といっても周りにね、船らしきものはありません。なので、 このですね、丸太をヨット持ち上げてくっつける。はい、もう一本。 Li fai sul momento, sul posto, ok? これもヨット。 Ma è logico fare, però non si ha più Cryonis. はい、似たようなものができましたけど、これはウルトラハンドという新しい力です。くっついたんですけどね、これいつでも外すことができるので、ちょっとこう形を変えてみましょうか。 Minchia, sei procedurale. Hai. È quello che speravamo più che altro. スケーターに外したりすることができるんですね。で、これを水に浮かべると、まあ木なんでね、浮力があって水に浮きますね。はい。これで簡易的な船になりました。でもね、このままだとやっぱり
進んではくれないので推進力欲しいですよね。ということで、何かありますね。これちょっと叩いてみましょう。コン。はい。何でしょうこれは。お、風ですね。風が起きます。これね、私は扇風機と呼んでるアイテムなんですけど、これをですね、つけてみましょう。みんな、così tanto rudimentale、じゃあ、もう、devi dargli una botta su per attivarla。ね、これ、もう一個つけてみましょうね。OK。ね、これでバランスよく。はい。Che figo, mamma mia。じゃあ、早速、動かしてみましょう。えい。はい、進みました。Che figo。風でね、スイスイ進みますね。Quindi quello che abbiamo visto era una batteria più lunga probabilmente sull'altro veicolo. Hai tsukimashita. 以前ね、お見せした映像の中にも大きい車だったりね、空飛ぶ乗り物にリンクが乗ってるシーンがあったかと思うんですが、実はね、ああいった乗り物も最初からあるわけじゃなくて、プレイヤーが自由に作り出せるってことなんですね。ゲームの中で出会えるアイテムや素材も様々にあるんで、皆さんの発想次第で本当にいろんなことができるようになってます。ぜひいろんなものを作ってこの世界を自由に冒険してみてください。バスタコルピールビコレパートッティンシアメフィゴ。はい、さらにまだまだ新しい力があります。ここに建物がありますけどね、見ててくださいよ。あ、シエクエロエクエロヨット。はい、屋根を通り抜けない。ノンポイミガールロペロ。これは通れるという能力ですが、天井がある場所ならどこでも上の階層によっという感じで突き抜けることができるんです。はい。フィゴ。ちょっとね、ルールはあるんですけれども、可能な天井であればどこでも使えるっていうのがね、ミソなんですね。例えばここにね、洞窟があって上にまあ丘がありますね。こういうところでまあこう使ってみるとですね、頑張れ頑張れ、よし、登れ登れ登れ、よっと。あ、はい、オッケー、ありがとうまでいきました。あの前作だとね、山を登るにはえっちらほっちら自力で登ってましたけど、こういう洞窟がある山だったら登らなくても頂上まで行けますし、例えば牢屋みたいなところに閉じ込められてもね、天井さえあればね、わかりますよね。はい、そういうことなんです。ma so se c'è un soffitto。Non è tipo il vento di Revali. なんとか変な武器持ってますね。敵もね、物を組み合わせた武器を持っていることがありますので、バトルも一味違うものになってます。お、飛ばされましたね。なんか、ごめん。ああ、ファベント、quella armadilla quanto è grande。ああ、落とされちゃいましたね。まあ、仕方がないんで、このまま地上に戻りましょうか。こうやってね、空から一気にね、地上に降りることができるんですね。気持ちいいですね。まあこうやってね、空からは大地がこう見渡せて、まあこれが気になるなとか、いろんなところの目的地を探すことができますので、クリスさんもっとバス目的地が定まったら、こうやってスピードアップしてヒューッと降りてって、OK。これ下川なんでね。あ、ドポン。はい、地上に戻ってくることができます。シャンクラスタミナフロノターレ。ね。まだまだね、あれもこれも紹介したいことが山ほどあるんですけど、今日はこのぐらいにしておこうと思います。ああ、ノー、ダメロ。ああ、いかがでしたでしょうか。フィギッシュオペロン。前作から一新されたリンクの新しい力をお見せしました。私のプレイを見て、あれができるならこんなこともできるのかもと想像された方もいらっしゃるかと思います。今作はそういうプレイヤーの皆さんのできるかなが本当にできてしまうゲームなんです。先ほどはお見せできなかった遊びや謎、そして新たな出会いがたくさん詰まった未知なるハイラルをぜひ皆さんの自由な発想で冒険してみてください。今回は以上となります。ありがとうございました。ちゃんこら、ルテンポ。hanno solo approfondito i veicoli e le armi, che ne va bene. Erano due delle cose che più mi interessava sapere, quindi non me ne lamento. Ah, ok, la mostrano la Switch, la mostrano la Switch. Mi sembrava strano, infatti, cioè... Non hanno mostrato... Quando ce la mostrano? Adesso.
Ok. È bella, mi piace. Come sempre, tema Zelda dorata, figo. Dal 28.04.23. Ah, aprile, sì. Dicevo, oggi non è il 28, tra un mese. C'è anche il Pro Controller e la custodia. Che figo! Avevo ragione per le cose che avevo ipotizzato. Ti aspettiamo, sai dove? Sì, sì, arrivo 5 minuti e poi arrivo. Però me la voglio subito riguardare, perché ci sono alcune cose che voglio controllare per bene. Non ci hanno fatto sapere... Cosa non si è visto come... Sì, si è visto come potere. Non ci hanno fatto vedere se ci sono ancora i poteri vecchi. Tipo il vecchio Stasis, il vecchio Magnesis e roba simile. Non si è vista come cosa. Alcuni di questi non saranno necessari, chiaramente, perché gli altri compensano per loro, ma altri non proprio. Tipo Cryonis servirebbe comunque. Però a questo punto qua immagino che non ci siano nel gioco. Mi ha fatto strano perché non ci hanno mai mostrato la schermata per aprire l'inventario con i poteri. Ci stanno nascondendo qua qualcosa. Credo ci sia qualcos'altro ancora. Perché se non ci hanno mostrato la schermata, ma ci hanno invece mostrato questa schermata, vuol dire che nell'altra c'è ancora qualcosa che non ci vogliono mostrare, probabilmente. Che ha senso. Torna come cosa. Il cavallo diventa ancora più inutile. No, torna sempre comodo il cavallo, non è brutta come cosa. Vediamo. Non vediamo cosa sono queste nuvolette, vero? Sono comunque golem fuori. Non abbiamo visto nessun bokoblin, né moblin, né niente. Gameplay comunque li fanno sempre con una qualità visiva infima. Cioè c'è la qualità dell'immagine proprio bassa. Questo secondo me è un sakai. Cioè sono troppi, non possono essere sakai. Un Grogu. Ufficialmente si vede un Grogu. Non capivo cosa fosse prima, però è lui. Devo trovare il mio amico. Devo raggiungere il mio amico. I need to reach my friend. Hai lo stallaggio classico. Non ce lo mostra molto perché continua a mettere la telecamera verso l'alto, che va bene, però. Fino a un certo punto. Ah, proprio troppo uguale a quella di Matuba. Beh, si era già visto che era uguale. Qua utilizza. Questo qui. Rewind. Mi domando se devi proprio vedere l'oggetto cadere, perché se guardate, quando lo attiva, il tempo inizia a ritornare indietro, però rimane anche un attimo fermo, perché probabilmente considera anche il tempo passato nel mentre tu stavi raggiungendo l'oggetto e quindi rimaneva fermo in generale. Vuol dire che se aspetti troppo tempo potresti semplicemente fare 10 metri e poi basta. Maybe? Qua si vede poco purtroppo perché tutto diventa grigio a causa del rewind e non vede abbastanza. Allora sì, possiamo confermare anche il fatto che i pilastri con la spirale verde sono queste strutture qua che abbiamo visto un po' in giro la mappa. Ci sono sia nel cielo sia nell'overworld. Ne abbiamo viste alcune accese e alcune spente. Non sappiamo cosa cambia tra nell'altro, non sappiamo se tipo questa qua vuol dire che è stata completata o se deve essere completata o viceversa. Non sappiamo. E raggiunge tanto questo isolotto qui piccolino. Non ha modo di andare là sopra, ad esempio. E l'hanno fatta apposta, non ci vogliono mostrare niente. Gira apposta la telecamera per non mostrarci cosa c'è qua in giro. Ci mostra questa gabbia qui. Però non ci mostra mai neanche cosa c'è su quest'isola random. C'è il drago. Ci sono le torri. Vediamo due.
Ma qua non vedo i pilastri strani. ある方法は他にもたくさんあるんですけれども、それは皆さんで探してみてください。 Questa zona qua, ad esempio, non si era mai vista. Credo sia comunque la struttura principale, l'isola principale che si vede durante tutto il gioco. Quella che potete sia anche il tutorial. Con qua vedete anche l'altra struttura che c'ha, cioè la spirale. Però non saprei. Perché questa parte qua non si era ancora mai vista. Potrebbe essere una nuova. Qua si vede un pezzettino di mappa. Mi domando come venga gestita la mappa per quanto riguarda l'isola nel cielo. Immagino che sia separata in Overworld, isola nel cielo e sottosuolo. Credo siano tre mappe diverse da cui puoi switchare. Immagino. もう少し大きい空島に移動して。 Queste isole qua non c'erano in altri trailer accanto al monte. Sono più distanti. Quindi ci sta che non si vedessero in altri trailer, però. Smette di parlare da sole e viene a parlare con noi. Ok, scusami. Sentiamo cosa dicono anche loro. Se hanno notato qualcosa di diverso rispetto a me, se hanno i segreti nascosti nel bucio. Cambieranno in automatico in base alla tua posizione. Padre, mio Hello! Padre. Gravier! Gravier, ti è piaciuto il trailer? Sì, era quello che volevo che ci mostrassero. Non volevo sapere troppo, volevo soltanto che ci spiegassero i veicoli e i nuovi poteri, quindi sono molto contento. Ci sta davvero un botto. Ti faccio un piccolo recap di tutto quello che ho detto a Tonks. Vai, dica. I poteri sono quattro e sono quattro le spille, ovviamente. Il simbolo che ci hanno fatto vedere sul braccio di Link, tipo Monado, quando hanno rimandato il gioco, è lo stesso simbolo che c'è quando fanno il rewind con la pietra verso l'alto. È lo stesso identico simbolo che lui ha sulla mano, tipo Monado, appunto. Sì. E quindi, di conseguenza, per fortuna, come diceva Tonks, i poteri saranno solo quattro, perché già solo così sono tantissimi. Sì, già sono poter tanti. Fondere non è, non ne sono sicurissimo, perché non ci hanno mostrato la schermata, però. Hanno fatto apposta di non mostrarci non la schermata dei poteri. La schermata. Però, sì. Però non avrebbe tanto senso se... Perché, allora, il rewind è praticamente stasis, ma più avanzato. La colla, la mano, insomma, è praticamente Calamitron più la colla. Sì. Che poi utilizza anche su roba che non è metallica. Ascend mi piace un sacco come cosa. Sì. È bello, è obiettivamente sì. Bello, siamo totalmente liberi di fare quello che vogliamo. Il problema è che ha detto che deve esserci un soffitto, un tetto per fare il coso. Questo vuol dire che se sei vicino ad una montagna che è tipo in verticale, non puoi tipo mettere il simbolo e vai comunque dentro la montagna. Deve esserci o una grotta o la scali. Quindi... Non ci saranno, non credo che ci sarà un modo di usare, di abusare, insomma, di Ascend. Qual era l'ultimo potere? Aspetta. Era... Allora, avevamo la mano... Fuse. Avevamo Fuse, che era quello con la spada, intendi? Fuse e il crafting, sì. Ok. Che tra l'altro, bello, interessantissimo. Sì. I funghi e fanno robe. Gravi, mi raccomando. Cosa hai detto mentre eri mutato? Perché ti siamo trovato per 2 secondi. No, ho detto semplicemente che questa sono per forza sacare. E questo sì. Qua si vede anche il railing su cui puoi fare surf con lo scudo. Grazie sì. Per il inside, per il ride. Chi stava guardando il trailer? Tutte e due? Cosa ne pensate? Datemi un'info! Midna, Raiden, datemi info! Cosa ne pensate? Io e Frozen ci siamo messi a ridere quando hanno unito due bastoni lunghi. Tu cosa hai detto? Quello è molto figo. No, io da quando hanno mostrato che potevi attaccare il macigno gigante sopra il bastoncino ero contentissimo. Sì, io me l'aspettavo che fosse più limitata come meccanica, dove tu potevi soltanto combinare oggetti zona e con oggetti zona, oppure oggetti zona e con armi che c'avevi già nel gioco. Invece qua è proprio, tu puoi combinare tutto con tutto, che è una figata pazzesca. Sì, la lancia con la lancia che diventa una super lancia. Sì. PP very hard. Madonna. Sì, ma anche le frecce che puoi combinarle con mille cose diverse e facci sempre un effetto diverso. È una figata. Io voglio sapere una cosa però, se ci sono i Lizard Foss e quindi ci sono un'altra volta i Lizard Boomerang, puoi unire un boomerang a un boomerang? Immagino di sì, magari... non vedo perché no a questo punto. Se, o ancora meglio, se hai uno strumento da lancio col boomerang e ci attacchi l'occhio del key del pipistrello, non è che il boomerang continua ad attaccare l'avversario, fa fium. No, immagino si possa fare soltanto con le frecce, quello di attaccarci. Guarda, bisogna vedere, perché un'altra cosa, hanno dato un senso che non sia utilizzarli come da sé, insomma, ai vari le gelatine ciucciole mentali. Perché così non devi spendere 3 anni e mezzo per andare a prendere delle frecce elettriche davanti a un Lynel per andare poi... Sì, capito? Esatto. Basta che trovi... Esatto, quella è una cosa fantastica. Non abbiamo visto se ci sono ancora i fulmini quando piove, probabilmente sì, quindi attenzione alle armi metalliche. Oggettivamente però, ora capisco con tutte queste innovazioni il motivo per cui ci hanno messo così tanto. Perché oggettivamente è tutta roba da programmare. Sì.
ogni singola variabile andava programmata. Certo. Cioè, infatti è quello che dicevo da un po', potevano scegliere la strada semplice, semplicemente fare una mappa nuova e dati il solito vecchio Breath of the Wild, ma con una mappa nuova, che andava benissimo. Hanno scelto la strada difficile di cambiare il motore fisico del gioco, aggiungere un sacco di meccaniche nuove, ma tenere comunque la vecchia mappa, ma contemporaneamente anche rinnovarla abbastanza per rendere un gioco nuovo. Hanno scelto la strada più difficile, che esatto. Ci sta, mi va bene, esatto. Però hai chiesto poi, comunque aspetta. 6 anni di sviluppo a questo punto qua. Tu lo sai, suppongo, Gravier, sì. Dove ha cavalcato il cavallo all'inizio? Quella non era la piana dove c'erano tutti quanti i guardiani morti? Allora, non mi ricordo mai dove di preciso sono i guardiani morti, però... Era davanti a... No, so che in basso destro della pianura di Hyrule. Dopo i Monti Doppi, erano dietro il... Com'è che si chiama? Erano dietro lo stallaggio di quando superi quel monte spaccato a metà. Dopo sì, questo è il monte spaccato a metà, si vede quella cosa. Esatto, esatto. E si è vista una torre lontana, ma non era una torre di quelle là che abbiamo visto in Breath of the Wild. Però l'abbiamo vista meglio. Si sì, vedeva benissimo. Quale? Lo spirale? La torre non a spirale, quella che era fatta a cerchi, che andava verso l'alto. Quella tipo Sheikah che si vedeva proprio all'inizio mentre Link si avvicinava alla piana. Sì, era rossa. Cioè adesso Frozen mi sa che la sta mettendo. Ah, la torre. Ah sì, ma è la torre. Vabbè, quella abbiamo sì, ma non è una torre di quelle che c'erano in Breath of the Wild, è diversa. No, sono tutte spostate. Non ma sono diversa, le stesse, probabilmente c'hanno pure una funzione diversa perché non... Probabilmente sono proprio diverse. No, oddio, funzione diversa non l'hai detto, perché se guardiamo all'inizio del video non c'è la mappa sbloccata. Quindi probabilmente serviranno comunque anche per sbloccare la mappa. Tra l'altro, non so se avete notato, non ci hanno fatto vedere quelle cose col turbine verde che esce, quelle pietre che sembrano sacrari. Saranno i sacrari. Sono i sacrari. Quello che ha detto terra. Si vedono 17 in questo video qua, quindi non credo possa essere altro che sacrari. Li hai già contati? No, però ce ne sono tanti, ne ho già visti 4 o 5 nei primi 5 minuti di video, quindi... Ok, ma allora, ha senso, per la semplice ragione che non ha senso rimettere gli stessi sacrari di Breath of the Wild. No, quindi deve esserci qualche altra cosa. Probabilmente o sono caduti dal cielo o sono in cielo. Aspetta, allora, ma facciamo una pro player move. Adesso mi cerco le spille di Zelda Tears of the Kingdom, perché voglio vedere un attimo quella che era mezzo nascosta, per vedere se assomiglia a uno dei quattro simboli. Ah, ok. Beh sì, secondo me non saranno soltanto quattro potere, perché io immagino che le bombe dovranno rimanere. Qualcosa di simile alle bombe, allora, perché mi sembrerebbe strano non avercene. Ti dico sì, perché nell'ultima parte del trailer si hanno fatto rivedere i vecchi trailer dove Link usa un'arma che lancia una bomba. Però mi sembrerebbe strano, magari, però 5 poteri, cioè 5 è brutto come numero. Però anche in Breath of the Wild non erano 5 poteri, c'era anche tecnicamente la foto e roba simile. Poi si possono anche potenziare i poteri, quindi secondo me c'è altro che non ci stanno mostrando per ovvie ragioni. È probabile che siano i 4 poteri base che utilizzerai per la maggior parte del gioco e con cui inizierai. Però ci sta che ci sia qualcos'altro. Dica. Ti ricordi quanto era potente Stasis in battaglia? Immagina Rewind in battaglia. Mi domando come funziona anche se... Immagino si potrà utilizzare anche il rewind in battaglia. Fare il rewind plus si potrà usare. Probabilmente va potenziato, sì. Nel retro dei Joy-Cons, da una parte c'è il potere del rewind, la runa. Nell'altro c'è una runa che non è mostrata in nessuno degli altri 3 poteri che abbiamo visto. Quindi ci sta che potrebbero essere o una rappresentazione dei kanji stilizzata, tipo Monado, eccetera, che non ci hanno mostrato e che le icone sono diverse, o semplicemente che ci sono più di 4 poteri, come diceva Gravier, e che quindi quegli altri 4 non ce li hanno, o quanti sono, non ce li hanno voluti mostrare per una questione di spoilers. La teoria delle bombe mi piace molto, perché è vero, cioè siamo abituati a quel gameplay, stanno aggiungendo, non stanno togliendo, quindi sono partiti dalla base di Breath of the Wild, e se tolgono le bombe, quelle altre cose lì sarà troppo strano, perché le bombe hanno inciso veramente troppo nel gioco. La mia domanda però se la avremo da cosa, subito però... o meno, perché se la tavola Sheikah c'è la Zelda, potrebbe essere che dobbiamo risbloccarli. No, ma tu c'hai Zelda nel braccio. Zelda non ci viene mostrata, by the way. Sì, no, Zelda non viene mostrata. Desparecida. Ma guarda, l'ho detto anche a... mi sa che c'eri pure prima, il fatto che la tavoletta Sheikah adesso è il tuo braccio. Sì, ha però... senso. Ha senso, non hai detto che comunque non ce l'avremo dopo. Sì, bisogna solamente vedere cosa vogliono fare. Un'altra cosa... C'è una torre in fondo in cima al Monte Morte? O non è il Monte Morte? Non era il Monte Morte, era un altro monte. Sì, sì, non è il monte di... Scusa, ma là c'è il drago blu. Quindi quello è il monte dove ci sta la fonte della saggezza. Cavolo, però che bello. Tra l'altro qua in fondo c'è una statua, c'è una di quelle cose
non attivate col turbine verde. Sì, sono... Questa è la zona iniziale, tra l'altro. È la zona iniziale dove abbiamo iniziato l'avventura nel trailer là. Sì, comunque è bello. Non ci hanno fatto vedere troppo, ma ci hanno fatto vedere tutto quello che è importante vedere prima. Ovvero il gioco, quello che giochi. Assolutamente sì. Sai che io non ho paura, ma voglio vedere la storia. Voglio assolutamente sapere cosa succede. Quindi quanto manca? Cos'è quello? Altro video teoria di 80 minuti? Gravere, quanto lo facciamo lungo il video a sto giro? Un'ora e mezza? Non so se faccio un video riguardo, però ti do una teoria. Lo vedi? Yuik! Lo sai, no, che la Master Sword è rotta? Sì. Utilizziamo Compositor per ricostruirla. Abbastanza sicuro. Mi sembra understandable. Mi trovi abbastanza d'accordo. Sicuro come cosa. Sì. Tra l'altro Zonai, vabbè, ormai l'abbiamo menzionati alla nausea. Appena entri in gioco, drop Zonai, a posto. Sì, confermati, ma ormai era di un ovvio che non c'era nessuna... Ok, ho un'altra domanda. In Breath of the Wild, quando miravi a un nemico, lo sfondo diventava sfocato? Perché qua quando miri un nemico lo sfondo diventa sfocato. Un pochino mi pare che sfocava per la questione di profondità di campo. Sì, aspetta, domanda. Secondo voi si può mixare tre oggetti contemporaneamente o no? No. Non lo capisco perché qua durante il trailer a 6 minuti e 47 lui mette insieme il wooden stick con il log e poi mixa il wooden shield con una roccia. Ti dà comunque l'opzione di mixare la roccia con il log club, ma non capisco se è sfocato o meno. Secondo me non puoi utilizzarlo, non ho idea. Secondo me o lo switcha. Cioè non capisco se è trasparente, tipo bloccato o meno. No, e forse può anche switchare, sì. Te lo switcha, te lo... Perché tra le cose contemporanee sembrerebbe tanto. Cioè, mi sembra un incubo di programmazione, ma forse sono in grado, non è idea. Troppe variabili, diventa una moltiplicazione. Gravier, immagina questo. Hai un bastoncino e hai 14 massi davanti a te. Allora, vi ricordate quella cosa che aveva Link al lato sinistro? Quella cosa di sorta di raccoglitore di qualcosa, piccolino. Sì. Ecco, quella è la colla, sono letteralmente rulli di colla. Ok, quindi c'è un massimo di cose che puoi unire con la colla. Sì, dovrebbe essere, secondo me, se è come penso, dovrebbero essere 40 rotoli. Aspetta però, 40 insieme? 40, non lo so, secondo me sono 40 rotolini, perché ci eravamo messi a contarli, dovrebbero essere 8 slot con 5 affari in ogni slot. 4 per parte, 4 da una parte, 4 dall'altra, ognuno di questi, 8 totali, ognuno di questi raccoglie 5 rotolini. Dovrebbe essere così, non lo so, sto ipotizzando, vediamo poco qua. Mi hai fatto venire in mente una cosa che stavo per dire prima, però mi sono scordato. Dei poteri vecchi, Calamitron a questo punto non serve più, perché hai la ultramano che muove le cose anche non di metallo. Ciò che mi preoccupa però è la presenza di questa sorta di motori in giro. Te li puoi portare grazie Meg, te li puoi portare in giro o sono letteralmente motori che tipo trovi un po' ovunque e in base a dove sono li usi? A me sembra un po' ovunque. Sì, anche ma probabilmente comunque li mettono in luoghi di interesse dove devi usarli. Non è che te ne mettono uno che sta dalle Gerudo e lo devi portare nel villaggio Rito. Poi tutti hanno sto cavolo di simbolo al centro, che sembra una scopina. Il fatto è che forse non c'è neanche bisogno di il problema del tipo, non sappiamo se possiamo portarci dietro o meno, perché chi te lo dice che tu non puoi semplicemente mixarla a un bastoncino e te lo porti dietro nell'inventario e poi lo separi e ci costruisci un veicolo. Ma lo puoi separare? Immagino. Cioè una cosa la puoi separare, perché non hanno mostrato la defusione, quindi non... Immagino di sì, perché hanno mostrato che puoi staccare le cose nell'overworld, e se come avete detto voi si può... Casomai bastoncino con log e poi puoi mixare bastoncino con log insieme a roccia, forse semplicemente sostituisce uno con l'altro e quindi riottieni l'oggetto iniziale. Tra l'altro carini i tempietti dove tipo entra Link prima di usare il potere della mano verso l'alto. Esatto. Sembrano i tempietti un po' più grandi dove Ash metteva la sfera di Moltres, Articuno e Zapdos, che in lontananza si vedeva l'isola del leggendario. È uguale, identico, bellissimo. Mm-hmm. Bello però, per adesso sono molto soddisfatto, sicuramente ci sarà tanto di cui parlare e analizzare nei prossimi giorni e anche settimane, perché dubito e faranno vedere altro. Ti analizzo ma infatti un'altra non vogliono mostrarci molto, è fatta apposta per non dirci niente. Sì, è per hype anche. Se hai notato, quando usi Ascend c'è una griglia e poi c'è il tondo. Io prima ti dicevo che è improbabile che tu possa andare soprattutto se non c'è un soffitto, bello piatto, insomma, e credo che quella griglia serva esattamente a quello. Se non puoi mettere tutta la griglia in quel modo, vuol dire che non puoi usare Ascend, perché altrimenti è troppo forte. Raga, Beat'em Ups ha la Switch di Zelda un mese in anteprima.
E sta facendo la mocking. Vabbè, sì, ma non c'ha il... Beatmaps non collabora con Nintendo, l'hanno kickato. E lui ce l'ha. Ha la Switch in edizione limitata un mese prima. Vabbè, guarda. Vabbè. Che se ne tanto frega, non c'ha il gioco. Non è, tanto, se non c'ha il gioco non è importante, tecnicamente. Io penso di comprarla, questa qua è davvero, davvero buona. Io speravo nella data di Silksong. Comunque, sulla mappa ci sono... Stavo cercando di capire cosa fossero, adesso ho capito cosa sono. Sulla minimappa in basso a destra ci sono tre numerini. Che sono proprio le coordinate del gioco, che sono la X, la Y e la Z. Sai quanto è utile? Le molto utile. È utile più che altro per le guide online. Ti dici, vai esattamente questi numeri qua e prendi il Korogu. Così la gente non si lamenta troppo dei, oh mio Dio, dei 2000 Koroxid che per esempio ci saranno. Ma il punto è questo. Link ha già salvato le cacchette dei Korogu. Cioè, già le ha tutte, tecnicamente parlando. Sono metallizzati! Ok. What? Questi lo sai gli edifici con la spirale? Sì. Quelli che si vedono in giro sulla mappa? Sì. Hanno sì. questa icona qua sulla mappa. Perché aspetta, si vede, devo guardare il tuo live. Si vede a livello di area come funziona il tutto. Queste icona qua che li vediamo 1, 2, 3 sulla mappa, combacia con lui e sono queste icona qua. Aspetta che devo salire la qualità che non ma in base a come sono rappresentati non credo ci possiamo teletrasportare lì perché non sembra. Mi sono dissociato tantissimo, scusatemi ma... Allora, se vedi, sempre nella minimappa che vedi, tu stai dicendo quell'icona azzurra perché quell'icona azzurra è il sacrario no, dove ti puoi teletrasportare. Questa icona marrone che c'ha pure un checkmark, credo combaci con lui. Non a caso checkmark una... vuol dire che è finito e la spirale è scomparsa. Non è una caverna quella? Ma non ti credo. Segna la posizione. Sembra la caverna che ti segna la posizione delle caverne sulla mappa. Perché la vedi che ci puoi entrare, come se fosse una rientranza del muro. Però non vedo nessuna caverna di là. Perché è lontana? Potrebbe essere, non lo so. No, vedi che ce ne sono un bel po'. Però c'è un checkmark, non ti dà un checkmark per una caverna. Allora, un utente da main chat ha detto che andando nel momento esatto in cui fanno fuse c'è un sacrario nella minimappa e si vede. Okay, sì, sì, lo quindi... so, sto mostrando adesso. Sì, sì, sì. È quello che sto discutendo. Okay. Ah, ok, perché vi ho detto che mi ero un attimo dissociato che stavo guardando sta Switch. Che la, sì, la Switch OLED. Sono diverse icone sulla mappa che non capisco benissimo cosa siano. C'è una batteria, c'è un punto di strada che sto cercando di riconoscere, c'è il simbolo blu che... Forse è una torre, perché non l'avevo mai vista. È il sacrario. E quale? È il sacrario. È il simbolo blu, è il sacrario, quando l'hai completato. Perché no? Blu è no... Ah, quando lo completi. Perché è arancione quando lo devi completare. È blu e arancione quando ci entri no, e blu quando lo completi. Perché c'è no? un checkmark quell'arancione. C'è il simbolo di quell'arancione con sopra un checkmark. Dove vedi questo checkmark? Io è questo. Fra a 8 e 28 nella minimappa ci sono i così. Non arancioni, fai beige, scuro, marroncino. Sì, perché sono caverne checkmark. Che tu esplori. Se ci sei già andato c'è un checkmark. Se non ci sei già andato bello. C'è un checkmark. Bello che ti dice dove sei già andato. Non le caverne mi sembra strano però dati un checkmark. È possibile no. che ci siano tesori? No, non è tanto... Non lo però, so. Guarda, una cosa che mi stavo provando a dire e mi hai corretto andando avanti nel trailer, pensavo che le batterie fossero i motori. Non lo sono perché quando si avvicina al motore non ci sta la batteria. No, ogni pezzo di tecnologia zona probabilmente c'è una sua batteria interna e poi dovrai attaccarci una batteria. Ah, nella minimappa? Nella minimappa, perché nella minimappa tu hai detto che ci stava un'icona verde e un verde... alla batteria, insomma, e in effetti c'era, ma quando ti avvicini ai propeller, insomma, non ci sta. No, quindi non vuol è quello. Dire che non sono i propeller. Allora, cosa sono? Sono modi per ricaricare la batteria? Ma non c'è una caverna qua. Ma... Secondo me c'ho ragione io. Magari è sopra, magari è sopra. Ma sopra c'è quello che dico io. Sopra c'è... No, sopra... Vedi che c'è un muro di roccia. Là sopra il muro di roccia magari c'è un ingresso. Tu vedi dall'alto, non vedi la parte interna. Ho capito, però sopra quel muro di roccia c'è citato. Questo che dico io. Secondo me sono quegli edifici lì. Per questo mi sto facendo la domanda. Vuol dire che non ci possiamo teletrasportare lì? No, guarda. La caverna che ti sto dicendo io è dietro la collina. Tu stai guardando il lato che si vede. Devi guardare la prospettiva di lì. Vedi, quello lì è oltre il muro che ci sta, no? È dietro. È sopra? È sopra, ma il sopra non lo vedi perché è bloccato dalla visuale. No? Non lo so. Ho un'idea. Quando uscirà il gioco? Andiamo a controllare. Sì, secondo me. Fin lì. Sapete, è vero che io non vedo l'ora di provare ad unire il bastoncino al propeller e usarlo come arma. Io non vedo l'ora di fare tutto. Io non vedo l'ora di provare ad usare il fuse con le armi dei nemici per vedere se gli puoi rubare l'arma al nemico. Vabbè, io comunque chiuderei la live. Facciamo un raid in Gravier. Sì, io sto ancora qua un attimo a guardare perché sto ancora guardando della roba. No, io devo ancora, me lo analizzo per conto mio perché state dicendo un sacco di cose giuste,
Ma secondo me sta roba va analizzata tipo seduto, frame per frame. Sì, è abbastanza. Gravier è troppa roba. Quindi io chiudo qua, vi mando da Gravier, rimango ancora un pochino in chat audio e poi ciao ciao. Ok. Vai. Difendete. Tra poco difendete. Ok, chiudiamo qua. Però con bacio anche qua. Ok, vado un attimo al bagno. Non so se sono Sakari forse, perché sono davvero davvero tanti. Ma sono troppi. Frozen, grazie. Infatti, per questo sto iniziando a fare dei dubbi. Forse non sono Sakari, sono qualcos'altro. Perché sono davvero davvero tanti. Cioè, se ne sono tre in mappa qua visibili. Non ci sono mai state così tante Sakari l'una vicino all'altra. Sai che mi devo ricredere, però, perché anche fossero caverne, quante caverne ci stanno? Appunto, e poi anche di nuovo a linea d'aria è corretto che sia questo edificio qui. A linea d'aria c'è sempre nella direzione corretta. Anche a me non mi torna perfettamente proprio a livello di ambientazione, perché secondo me dovrebbe essere qua sopra in realtà. Perché qua c'è una zona circolare, dovrebbe essere qui. Però, minchia, ci sono così tante icone nella mappa che mi viene in mente che tu magari nel menu della mappa grande tu le puoi disabilitare magari, perché sono davvero davvero troppe icone. Va bene avere suggerimenti, va bene avere indizi, ma sono troppe icone. Forse c'è ragione te, sono caverne. Aspetta. Perché sembrano caverne. No, sono caverne, c'è ragione te. Mi fa strano però il checkmark sopra le caverne. È per questo che non mi tornava, dicevo. Quindi ti fa sapere quale caverna hai già visitato. Che è simpatico, però... Per il completismo. Quando ti dà il checkmark? Te lo dà quando hai preso tutto all'interno della caverna o quando ci entri? Probabilmente quando ci entri e se c'è un tesoro... però se c'è un tesoro e che non prendi? Appunto, quella è la mia domanda. Per questo non pensavo fosse la caverna, perché... A quel punto c'è molti più variabili. Appunto. E lui sì, è troppo distante, quindi no. Quindi, più che altro non vedevo la caverna che dicevi te, quindi non lo sapevo. Ok. Quindi fan di Ho-Ho ha ragione per bene. Capito, fan di Ho-Ho, ho ragione io. Ok. La batteria della barca dura troppo poco, quindi come ha fatto il Link a volare in alto? O ci sono propeller più potenti, o c'è oppure qualche altra cosa. Puoi avere una batteria sul tuo corpo fisico? Come a potere. Le icone che diceva Frozen non sono colla, sono batterie portatili che ti carichi nel coso, nell'inventario. È probabile, è altamente probabile, perché ha inoltre senso. Qua c'è il bosco golem, tra l'altro. Il bosco dei lecci. Aggiungerei bei colori di alberi, Sì, è molto bello. Bei colori. Ambientazioni dorate, mi piacciono sempre un botto. Sì, assolutamente sì. Sono molto contento di giocare a 240 ore per provare a finire questo gioco al 100%. Colori ispirati a Elden Ring? No, sono foglie autunnali. E ad Altus ci sono tutte le foglie gialle e l'erba gialla. Anch'io l'ho fatto come collegamento. Ovviamente sono due cose diverse, però. Allora ci sta anche la zona con la nebbia di sangue che ci sta... Come si chiama? Dove ci sta? Hai capito, no? Quella a destra. Caelid? Sì. Potrebbe essere. Perché no? Perché no? Ma la luna di sangue... La luna rossa? Ci sarà un'altra volta la luna rossa. La luna rossa, è una meccanica base di Breath of the Wild che serviva per resettare i nemici. Quindi più che altro la cosa è che non abbiamo visto nessun Bokoblin, né Moblin, né niente qua. Perché abbiamo visto solamente cose over the sky, over the rainbow. Sì, la maggior parte del tempo sì. Però anche nell'Overworld si era visto un nemico ed era, se non sbaglio, sempre uno di quei... L'Elmarok. Uno di quei golem. Non era un... No. Cioè, appena torni giù... Si vede un Elmarok che ha un Bokoblin negli artigli che te lo fa cascare in testa, no? Alla fine proprio, quando scendi, quando ti tuffi, quando riesci dall'acqua, c'è un momento in cui vedi un piccione gigante, che alla fine non è un piccione perché a quanto pare è una specie di viverna, sembra avere più ali... che c'ha un Bokoblin nelle zampe, a meno che non l'ho visto male. Sì, adesso lo faccio. Pokémonex, grazie Raid, con stato attenti, difendete. Tra l'altro Alessio, grazie al Prime per 2 mesi. Che ha fatto prima, è la prima di legno. Mi annoia, grazie al Prime per 3 mesi, è la prima di bronzo. Iapopo, grazie al Prime per 2 mesi, è la prima di legno. Ma quel globo, non so, stavo guardando prima, infatti, ero curioso. C'è attorno pure dei minecart. Mi ricorda quello di Skyward Sword. Quale globo? Ah, quello? Questo globo qua. Ti ricordi la meccanica dove in Skyward Sword ci sono tempo. Esatto, dove riporti indietro il tempo e ritorna al suo aspetto funzionante del passato. Sì, era nel deserto di Nairu, no? Quanto sarà assurdo sto gioco. Porca miseria. Secondo me sarà una merda. Grazie. Vabbè, dai, ci sta. Grazie. E delusioni. Fa cacare.
Non vedo bugie. Un'altra cosa, un'altra cosa che si è vista, perché ci è andato Link, quando ha usato Ascend si è visto, è entrato in quella specie di tempietto, ma all'inizio di quando è arrivato sulla cosa, in quel tempietto, insomma, c'era una luce blu. Quindi vuol dire che il tempietto va attivato, c'è qualcosa nel tempietto. Poi all'inizio... Cosa ti riferisci? Quando ha usato Ascend è entrato in quella specie di tempietto e ha usato Ascend e è andato attraverso il muro sul soffitto. All'inizio però, appena si è arrivato nelle isole all'alto, si è visto questo uno di questi tempietti, insomma, di queste strutture qui, illuminato con una luce in fondo blu. All'inizio proprio, non all'inizio di Ascend, all'inizio di quando sei arrivato sul dopo Arise, insomma. Esatto. Appena arrivi, se tu guardi nello sfondo ci sta uno di questi di quelle strutture. Quando cammini, quando affronti il primo nemico, se non sbaglio, okay, che è illuminato, c'ha un sul retro, insomma, c'ha una luce blu, che è la luce che usavano i monaci nei sacrari. A meno che non me la sono sognata, però sono abbastanza sicuro di non essermela sognata, perché ci vai proprio. No, è più avanti. Credo sia la finestra. No. Ah, no, vedi? Vedi? È la finestra? Credo di sì. A me sembra una luce blu, guarda. Però il cielo è blu. Vabbè. Perché nell'altra struttura simile si vede che dietro c'è un buco in quel punto lì. Però in quella dove entri non c'è. In quella dove entri per Ascend non c'è. Dietro è bucata. Cioè, è chiusa. Mi sembra più uno standard, vedi? No, è aperta. È aperta? È aperta, aperta. No, no. Qua è chiusa. No, è aperta. Allora sono cieco io. È aperta, aperta. Vabbè, non ho gli occhiali. Non hai gli occhiali, dentro gli occhiali, si vede che è aperta. Dovresti bere, tu sai. Ho già fatto un bevi. Lo faccio di nuovo perché me l'hai chiesto te. Sì, ok. Io sto risparmiando per Sudoku. Va bene. Sai che ancora non so cosa faccia Sudoku? Non me lo spiegare. Ok, c'è scritto però se leggi la descrizione. No. Come si legge la descrizione? Così? Clicchi sopra il reward e ti dice cosa succede. Vieni ma! Infatti. Vai. Ok, Sudoku per Poketonks, va bene. Ah, questo è l'acqua che cade, probabilmente. Sì, ok, l'acqua scompare a un certo punto. Ho visto per un attimo sta cosa qua e non capivo cosa fosse. Non ce la faccio sapere come funzionano questi. Non ce la faccio sapere cosa fanno questi qua, però adesso ce ne sono di più. In passato ne avevo visto soltanto uno, massimo due, uno intravisto di questi crateri circondati da calamità. Adesso se ne vede più di uno anche. Non so se sono crateri o se sono semplicemente delle macchie dove probabilmente ci sono i nemici un po' goblin o roba simile, potrebbe anche essere. Tu dici che sono macchie di schifo, un po' come erano in Breath of the Wild, che c'è stato lo schifo vicino a te? Boh, non lo so, qua ce ne vedo un'altra. Com'è che si chiama? Non è Rejection, lo schifo, rancore. Rancore, la calamità? Signori. Sì, dici. La urrunazione vi abbandona. No. E vi augura un buon proseguimento. Okay. Ci sentiremo questi giorni per speculare, tanto per un motivo o per l'altro ci dovremo sicuramente sentire. Beh, certo. Beh, chissà perché. Chissà come mai. Enderic! Ci vediamo il 31 da Gravier per spacchettare. Ciao! Grave, Pier. Ciao! Ciao, boys. Qua si vede il momento in cui cambia la minimappa, comunque. Ci sono una minimappa separata per il cielo e per l'overworld. Ah, ecco che diceva nelle coordinate. Mamma mia, le coordinate. Le coordinate sono qua, si vedono proprio il numerino. Sì. Quindi aspetta, la terza è... Aspetta, fai scorrere perché non capisco. Di solito sono sono X, Y e Z. Quindi... Direi che quest'ultima qua è l'altezza perché sta cambiando molto in fretta. Ok, quindi è X, Z, Y. Dipende come... Non mi ricordo mai come funziona. Io so che Y è l'altezza, X è la lunghezza e Z è la profondità. Quindi Z è su-giù, sud-nord, X è ovest-est e Y è su-giù. Qua si vede un bokoblin, hai ragione. Sì. No, aspetta, un Lizalfos. Vabbè, qualunque cosa sia... Sì, è un bokoblin, ok. È comunque un nemico terrestre. Quindi suppongo che ci siano solo zonai sopra, a meno che non succeda qualcosa di particolare, e ci siano solo nemici terrestri sotto. Però quello lì non è un Elmarok, perché gli Elmarok sono piccioni giganti. Quindi che nemico è quello? Ah boh, forse è un nuovo per il gioco, ci sta a farlo comunque. Questi però sono mi sembrano zonai nell'overworld, eh? Sì, sono zonai nell'overworld, ci sono anche qua. All'inizio del trailer proprio si vedono... Zonai? Sì. Che siano caduti dal cielo? Probabile, immagino di sì.
Sì, queste strutture qua a fine trailer sono palesemente fatte apposta come dei punti dove ti danno un sacco di materiali per costruire il tuo veicolo. Perché c'hai diverse piattaforme, diverse cose che puoi utilizzare. Sì, sì, chiaramente ci sono dei punti alla mappa fatti apposta e adatti anche a equipaggiamenti simili. Ok, quello è il Monte Morte. Sì, Monte Morte è questo qua, chiaramente. Ma il problema è che... No. Che cos'è quello schifo che sta sopra il Monte Morte? sta uscendo calamità dal Monte Morte, non è una buona cosa. Il semplice fatto che ci sia calamità così lontana da dove dovrebbe essere, ossia dal castello di Hyrule, suppongo... Mi preoccupa non poco. Credo che tutto il sottosuolo sia pieno di calamità, quindi sta uscendo ovunque dove c'è meno resistenza. Il punto è questo: il sottosuolo sarà esplorabile? No. Hanno aggiunto alto, non basso. Sì, ci sarà anche sottosuolo. Vuol dire tre mappe? Secondo me sì. Alla faccia di quanto è lungo questo gioco. Lo so. Allora. La mia domanda appunto era se la mappa sotto del sottosuolo è esplorabile soltanto con Zelda o meno. Io non credo. Però potrebbe anche essere. Secondo me potrebbe anche essere, perché se comunque queste caverne qua che vediamo ovunque sono segnate sulla mappa in questo modo, quelle che abbiamo visto negli scorsi trailer potrebbero essere semplicemente delle caverne dove tu puoi entrare, trovare qualcosina, farci delle armi, roba simile, e poi uscire fuori direttamente. Sarebbe e non si hanno quindi i lunghi tunnel che ti portano fino al sottosuolo. Potrebbe comunque essere, però non so. Sì, potrebbe esserci anche un ascensore, tipo... a caso, sotto, che ti porta a un fiume sotterraneo, magari, magari non lo so, mi invento un nome a caso, il fiume Siofra, completamente okay. A caso, e poi sotto ci sta una città nascosta. Maybe. Devo recuperarmi la tua cosa di Elden Ring, non la vecchia, quella di adesso. Il video sul DLC? No, il Rando. Ah, la randomizer. Sì. Devo recuperarla. Sì, è uscito il VOD oggi. Esatto. Per quello ho detto che devo recuperarla. Nome a caso, be like, si offra. Sì. Grazie. Ho detto nome a caso, non sapevo quali tre fuori. Se l'hai inventato sul momento. Hai fatto un video di DLC tu? Sì, ho fatto un video di 20 minuti sul DLC. Devo guardarlo allora, perché io non ho informazioni. Vabbè, non importa. Io non mi sono informato niente di ipotetica espansione di Elden Ring, quindi... Che figo comunque puoi mixare la roba, sono proprio contento. Cioè, l'avevo intuito dai trailer, ma non pensavo fosse così estesa come meccanica. Pensavo fosse più limitata. Però io pensavo che fosse più limitata perché non volevo alzarmi troppo aspettative. Però, basandomi su come funziona Breath of the Wild e la filosofia di gioco, ha senso che tu possa farlo con tutto. Anche con roba di questo tipo qua, dove diventa un coso gigantesco, diventa un assassino. Ok, il punto è questo però. Credo che ci siano comunque certe limitazioni. In che senso? Posso capire unire un bastoncino a un masso, un'asta lunga a un masso, volendo anche uno spadone ad un masso, però mi farebbe strano vedere tipo due spadoni uniti, cioè è letteralmente uno spadone grosso più lungo? Non lo so, potrebbe sì essere semplicemente per avere più range. Vabbè. Ti immagini se puoi dare elementalità alle armi unendo tipo, non lo so, bastoncino più ciuccio di fuoco? Postarci. E per un colpo fa... Sì. Però per un colpo poi esplodi, perché non hai immunità al fuoco quando ti esplodi. Se pensi quando hai parato, lui para all'attacco del nemico con lo scudo, con il fungo, esplode il fungo. Sì, ma il fungo esplode in fumo che ti nasconde, non esplosione di fuoco certo, dal ciuccio. Però potrebbe comunque essere una cosa di simile. Sai vero che è in modo leggermente diverso, però. Sai vero che quel fungo contro i nemici normali è incredibilmente OP, visto che li puoi shottare da dietro? Sì. Scusa, mi sto rivedendo il fatto che già ha unito un bastone con un forcone. È geniale, è bellissimo. Sì, è geniale, sì. Ma è così stupida come cosa. Poi, scusa un secondo. Mi sono appena accorto che tu puoi unire i pezzi di carne alle frecce. Sì. Perché? Potresti utilizzarlo forse come esca per dare da nemici. Mangiare. Sì. Che magari vanno a mangiare lì. Sarebbe interessante. Ci sono così tante ramificazioni con le armi, con gli oggetti. Mamma mia. È un botto di roba, è tantissima roba, è assurdo. A tal proposito, guarda bene l'arco. L'arco cambia nei vari punti del trailer o è sempre lo stesso arco? Perché non vorrei che tu avessi un arco in rotazione e poi, capito, non è più... L'arco mi sembra... ma lo utilizzo sempre la stessa clip. No, è sempre lo stesso. Sempre lo stesso. Ok. Lo si vede sulle spalle di Link, è sempre lo stesso. Sì. Credo che sia un arco... in dotazione per la prima volta che devi usare un arco. Probabile. Allora. Come lo scudo che ti danno e roba simile. Sì, anche mi domando se lo scudo si possa rompere. È di legno, quindi suppongo possa prendere fuoco.
Suppongo anche io, però non si sa mai, perché forse non puoi craftare uno scudo da niente, puoi craftare un martello da niente, ma non credo uno scudo, quindi... Suppongo, però devi avere comunque la base. Che succede se usi la foglia con... qualcuno ha scritto la foglia con le frecce, probabilmente è una fa un danno aggiuntivo, vento. Se non sbaglio. Oppure vento, letteralmente spinge via i nemici in quella, nella foglia. Qua dice che fa un danno in più, tipo. Dove sta? Quando equipaggia la foglia compare l'icona, un danno in più. Compare sempre l'icona e più uno, però, se no, anche okay. Con l'occhio. Quindi credo che sia... credo che se c'è un elemento, vento un elemento, lo applichi alla freccia. Oh mamma mia, sì. Mi sono appena accorto del disastro che può succedere se usi l'arco multishot 5 con l'occhio del pistrello. Quello fa danni, quello fa molti danni. Beh... Sì, e mi chiedo su che cosa l'occhi sul nemico però. In che senso, se un nemico è un inox, mira direttamente all'occhio? Non so se sarà così tanto homing da pure puntare punti deboli. Sì, capito. Però magari devi lanciarlo nella direzione generica dell'occhio e poi lo colpisci, eccetera. Non lo so. Sai, è vero che il fatto che esista questo fumo che ti nasconde vuol dire che c'è una missione tipo Snake di stealth dove devi usare per forza il fungo? Ci sono occhi diversi, forse alcuni sono più precisi di altri. Ci sono occhi diversi? Credo che intenda... Di Keys, intendi? Penso che intenda questi qua. Ah beh, allora a quel punto suppongo che tipo l'occhio del Keys elettrico abbia tracking più elettricità. Ha senso? Sì. Al posto di essere... E la mia domanda adesso è... Puoi combinare tre cose insieme? Puoi combinare diversi effetti in una singola freccia? Puoi fare roba simile? Non lo so. Sarebbe figo. No, sarebbe figo, ma non credo. Perché immagina avere cinque frecce con l'arco multishot con tre, quattro elementi diversi. Ti congelo mentre ti brucio e ti do la scossa. Beh, forse c'è un limite per quanto riguarda gli elementi e roba simile che non possono combaciare, ma forse puoi mettere sia... la freccia homing sia la freccia con la foglia. Sì. Potrebbe anche essere, non lo so. Oh, mi sono appena immaginato una cosa che sicuramente se l'hanno messa è completamente inutile. A meno che non ha un altro effetto. Hai presente i palloncini Octo che si gonfiano e portano le cose in aria nel primo Breath of the Wild? Mm-hmm. Immagina metterli ad una freccia. E tipo o la freccia parte e poi a un certo punto si solleva, oppure attacca il palloncino Octo all'amico che si solleva in aria. Sì, sarebbe figo che lo blocchi e rimane bloccata a mezz'aria e non può più scendere. Sai che è una genialata se è così. Io non vedo l'ora che esca sto gioco. Anche io, non vedo l'ora. Mm-hmm. Sarà una figata. Sì, lo è. Solamente da questo trailer si capisce però quanto sia, per ora, a livello di Breath of the Wild. Non voglio dire sopra né sotto per evitare problemi. Io mi preoccupo sempre per i sequel, per come possono essere fatti. Questo qua però sembra essere fatto davvero molto molto bene. Io onestamente ancora adesso avrei preferito semplicemente lo stesso gioco ma in una regione diversa. Ma quale regione diversa? Ma fanne un Ventala, che cacchio cambia? Il punto, sai qual è? Il punto è che è comunque nel regno di Hyrule che ci sono gli avvenimenti di... Non ha cominciato il gioco di Breath of the Wild da... Come si chiama? Non è Termina. Quella di Oracle of Season Ages, per esempio. Che là è un'altra regione, non è Hyrule. Fai un'altra regione. Cioè, secondo me non è un problema. Ok, il punto è che come la chiamano? Lourul... Ah, no. Ma te la puoi... non c'è un limite a questa voglia, puoi inventarti tutto. Che è questa nebbia viola qua? Dov'è la nebbia viola? Cioè, compare per tipo tre frame a un certo punto, c'è una nebbia viola. Ah, lo vedo. Sembra tipo un... O è veleno, oppure... Ti ricordi il tizio che ti vendeva, che compravi materiali mostruosi e ti dava le maschere? Anche a me è venuto a pensare a lui. Oppure anche le fontane delle fate. Però non mi sembra. Non vedo l'ora di vedere come se la passano le tre fate più la fata cavalla. La fata cavalla. Hai presente, no? Che ci stava la sorgente dei cavalli. Sì. Kiltonks. Stallaggio sulla mappa. C'è ancora lo stallaggio di Shaoyu? C'è lo stallaggio accanto a Shaoyu, ma non c'è il sacchero di Shaoyu. Sì. Peccato. Si è già visto nei trailer che non c'è, purtroppo. No. La fata cavalla. Tonks 2023. Allora, gente, è una fata. È la fata dei cavalli, è un cavallo, come la chiamate?
Il cavallo fata? In effetti ha più senso. Mi sono corretto da solo. Però no, da adesso in poi la chiamerò fata cavalla, mi spiace. Che poi hanno nomi le fate, no? O si chiamano? Non me lo ricordo. Io mi ricordo più che altro roba a tema di gameplay, roba simile, non riesco a ricordare anche roba di quel tipo. Ti vorrei ricordare che c'è la speedrun di Zelda dove devi fare il potenziamento, mi sembra, 3 o 4 volte dell'armatura dalle fate. Ah, sì, certo. Certo. Questa roba qui ci può interagire con la mano? Sì? Si accende come gli altri. È tipo una struttura che devi girare nel modo corretto per completare il puzzle e ricostruirla? Sì, sì. Però bisogna vedere se quelle lì rimangono... Stanno volando quei pezzi di roccia? Credo siano tutti attaccati a tipo una struttura centrale. Cioè, sembra che c'è un pilastro al centro. Forse devi girarle come giravi le cose col Calamitron nel primo? Forse. L'abbiamo visto in diversi punti perché sembrano tutte simili comunque come strutture. Quindi immagino tu possa farlo anche con altre, come le gabbie e roba del genere. E quando è vero che non puoi selezionare gli alberi, suppongo che se tu riesca a tagliare un albero, tu possa farlo anche con i tronchi che ci stanno degli alberi là. Certo, immagino di sì. Beh no, senza alcun dubbio, perché prendi un legno che era per terra per farci un'arma, quindi credo tu possa farlo anche con il bastone grande. Hai visto quel nemico che non ti sta neanche... che non ti ha visto neanche? È un nemico o è un NPC? È diverso, perché non c'ha gli occhi come gli altri, ha un corpo leggermente diverso, c'ha questi... E parla. Luci in testa. Vai avanti frame per frame. Ranger Construct, parla, sì. Puoi parlargli. Sì. Probabilmente alcuni sono guardiani e altri sono tipo raccogli risorse di quell'area e non sono programmati per combattere, a meno che non li attacchi tu. Eh no, certo. Oppure non li puoi attaccare. Ranger Construct. Ranger, mi viene in mente il fatto che potrebbe difendere la natura di quell'area. Sì, forse è un ranger che vuole proteggere il luogo, è un costrutto, quindi construct. È un Pokémon, no. È un Pokémon Ranger, non ho mai giocato di Pokémon Ranger. Sì, comunque, mi hai scammato, mi hai detto 10 minuti di pausa, però sono ancora sospeso. Non dovresti, sono passati 10 minuti, non dovresti. A me dice che sono 0 secondi, ma sono ancora sospeso. Refresh la pagina? No, non voglio refreshare. Ma cosa ti cambia? Aiuto. Ok, è partito, ok. Ok, adesso posso. Ti diamo il benvenuto alla chatroom, grazie. Comunque questo è palesemente uno dei boss che vediamo durante i trailer. Questo qua. Chi? Che si divide in diversi blocchi, si mettono insieme e diventano questo golem grande con cui combatti. C'è l'arena rotonda e lo combatti lì. Mi chiedo se sia più che altro un mini boss. Perché non sembra essere un'arena di un boss. No, cioè, non credo che sia uno dei 4 Ganon e roba simile. Okay. Scusami, sto mangiando delle gallette di riso. I nomi delle fate in Breath of the Wild sono Kotera, Mia, Kaisa e Tera. E la fata dei cavalli si chiama Ippan. Ha senso. Ah, quindi sono 5 le fate. Sì, c'era anche un'altra, se non sbaglio, c'era una speciale. Questo qua comunque, Ascensus per adesso è il... Ascensus, tra l'altro, appena realizzato. Mi sembra la meccanica meno utilizzabile del gioco per farci tante cose creative. Mi sembra semplicemente tu vai sotto qualcosa... Vai verso l'alto e hai finito. Io speravo inizialmente, però capisco che sia un incubo da programmare, infatti non credo sia possibile. Speravo inizialmente che tu potessi utilizzare il braccio per puntare questo cursore esatto, qua e passare attraverso questa superficie, ma quello forse rompe troppo il gioco ed è anche un incubo da programmare, quindi non credo. No, perché semplicemente mettevi un po' come in Portal, dove puoi sparare portali solo su certe superfici, mettevi che solo un certo materiale si può... Però non è adatto a Breath of the Wild. Breath of the Wild c'è la filosofia che tu puoi fare tutto quello che vuoi, quando vuoi, dove vuoi. Quindi, secondo me non sarebbe stata comunque felice come cosa. Era un compromesso che, se non è Breath of the Wild, è il tipo di gioco che non vuole compromessi per la maggior parte. Cos'è la Splorgbar? Non lo so. Sembra vagamente uno dei soprannomi che potresti dare tu. Sì, infatti. È divertente il fatto che ti tiri una porta in faccia. Vedo lo esca sto gioco, sembra una figata. Voglio costruire cose stupide. Voglio attaccare un sasso a una macchina volante e non riuscire a far volare la macchina volante e basta. Sai cosa? Non credo ci siano corde. Ma se ci fossero corde, puoi letteralmente creare una flail. Sì, ci sto pensando anch'io che potevi fare. Io invece avevo pensato in modo più strano, del tipo fare
Morningstar? Pensavo di prendere una singola corda e attaccarci sopra un sacco di sfere diverse. E faccio tipo un delle perle anali. No! Grampier! Non ho si pensato, dicono queste cose. Non so come lo utilizzeresti in combattimento, ma pensavo a quello io. Mi dispiace, quello che mi è venuto in mente. Ok, immagina una frusta con più... Con delle palline accumulate alla fine, almeno. Sì, l'avrei utilizzata in quel modo lì, però... La paragoni ovviamente a... all'esempio più evidente di tutti, no? Grazie. Quello che ti rende più felice, ok? Cioè, non è stato proprio il minimo, comunque. Ha risolto il problema... Ha risolto il problema di ieri? No. Non so cosa lo causi, non ho idea. Attualmente la mia opzione più sensata è reinstallare Windows 10. Non puoi reinstallare il driver del controller? Non lo so, non ho idea. Io non c'ho problemi con tutto di recente, quindi non so cosa fare. Ma il PC di quanto è vecchio? Di quanti anni hai? 3 mesi. Ah! Comprata inizio anno. Ah, poi mandami le caratteristiche che sono curioso. Ok. No, questa struttura qua, quella che c'è la torre in cima, è la montagna a est della mappa, se non sbaglio. Sì, è a est. Sì, quella detto, dove c'è la sorgente della saggezza. Non me lo ricordo, no? Mi ricordo che c'era il drago. Sì, è la sorgente della saggezza, il drago blu. Sì, quello mi torna. Ah, oh, cosa si vede per un attimo? La zona con la tempesta. Attenzione. No, però aspetta. Dipende, perché in Breath of the Wild c'era la zona dove pioveva sempre, dovevi risolvere il puzzle nella pioggia, e là c'era sempre quella nube di tempesta. Sì, penso sia la stessa cosa. Non è lo stesso punto, perché là, se non sbaglio, no. Se quello è est, stai puntando verso nord o sud? Sud. Sta puntando verso sud adesso. Esatto. Credo, e se non sbaglio vicino alla zona delle palme, più palme. Tropicale. Sì, esatto. Mi ricorda a me invece di più l'isola circondata sempre dalla tempesta di Skyward Sword. Lo sai, quella al lato della mappa che dicono sempre non andare qui, qua è pericoloso. No. Quella con il cerchio. Gigante. In Skyward Sword. Skyward Sword, la zona con la tempesta costante. Ma aspetta, sopra nel cielo o nelle mappe? Nel cielo. C'è una zona con la tempesta. Ho finito al 100% Skyward Sword. Aspetta, in che senso? Ah! Sai quella tempesta gigantesca circolare? Quella? Sì, okay. Sì. Dove c'è il Leviatano. Sì. La balena, ok. Perché stavo pensando, cosa c'è a sud della mappa? Però tu stai parlando del sud della mappa, di questa mappa, non della mappa di Skyward Sword. No. Il cumulo Nembo. Sì, non me ne ricordo il nome io. Non l'ho finito a Skyward Sword, mi dispiace. Non ho neanche finito Kirby, Ritorno di Prima Deluxe. No, mi faceva schifo Skyward Sword. No, pensavo che fosse divertito di Kirby. Ma Kirby non mi dice niente. Cioè, non mi diverte troppo. Non è fatto male come gioco, è fatto bene, però non mi prende, purtroppo. Ognuno i suoi gusti. A me non piace il professor Layton. Non l'ho ancora mai giocato. Non fare così. Voglio giocarli. So che non c'è gioco. Vuoi giocarli? Non è uscire uno per Switch adesso? Sì, hanno annunciato uno nuovo. Devo smettere di guardare il trailer, se no vado avanti all'infinito. Vabbè, allora, no, gente, ci vediamo. Sì, faccio i saluti. Okay, vai. Ci vediamo domani con... Cosa ho messo in schedule? Elden Ring. Se non sbaglio, Elden Ring, giusto? Elden Ring Randomizer. Vado a cercare di finire il video della Dark Souls Randomizer per fare il video sul canale il prima possibile. Non credo farò un video di 40 minuti riguardo a questo trailer qua, perché comunque le cose le ho già dette qui e non credo ci sia molto da teorizzare e approfondire. Sono abbastanza evidenti le cose in questo caso, quindi non c'ho troppo da aggiungere a riguardo. Ho solo altri quesiti, però non ho troppo da dire. A che vogliamo fare una rete per concludere? Diciamo Sidonia? Sta facendo l'analisi anale di Link? Sta prescrutando la sua caverna. Che ti prende oggi per queste cose? Non ti preoccupare, non è oggi, è la vita in generale. Oddio. Vabbè, gente, non buonanotte, buon pomeriggio a tutti. Non vedo l'ora che esca Tears of the Kingdom. The Tonks ci fa una serie sopra, sì. Certo. Ok, sì, non si sa mai, chiesto per sicurezza. io la farò su Grave DLC, ma tanto mai la sapete. Vabbè, aspetta. Ah, su DLC la fai? Eh sì, perché non sarà live?
No, no, Zelda non lo gioco neanche morto in live. No, non voglio avere nessuno input esterno quando gioco il gioco. Non voglio che la gente dica vai là dietro, ti sei perso qualcosa. Non voglio sapere nulla. Il motivo per cui non faccio le serie in live. Sì. Gioco tanto giochi che sono adatti per le live. Vabbè, gente, buon pomeriggio. Buon.